Abbiamo il piacere questa sera nella Hall di Giulio Bagnara, oltre che per la presentazione e la inaugurazione. Silenzio per cortesia, se no per la gente non capire. Vieni? Vieni? Vieni qua. Dai, vieni qua. Facciamo un applauso per questa signora qui che è una grande cantante. Nonché compagna di questo signore qui, che risponde a nome di Stefano Cabrera. Allora, dicevo, ringraziamo la Giulio Bagnara, ringraziamo tutte le maestranze, ringraziamo tutti quelli che si sono dati da fare, ringraziamo il signor Coschini che quando c'è da suonare non manca mai, ringraziamo queste produzioni nella persona di Piero Scioni, ringraziamo il GULF, la società GULF di Milano che ha permesso tutto questo, che a breve andremo a presentare lo store che è poco fuori, ma in questo momento presentiamo questo grande gruppo. Io personalmente conosco solo lui, poi gli altri musicisti li conosco di fama e di vista, ma conosco bene Stefano Cabrera e possiamo dire che siamo al cospetto di musicisti, dire sopraffini e dire poco, sono, siamo veramente al top del top del top del top. Musicisti che hanno suonato in tutto il mondo con i più grandi cantanti, tastieristi, musicisti, in generale artisti a livello mondiale. Questa sera presentano un'anteprima, se non mi sbaglio, di un vostro CD che si intitola 80 Spicciolo. 80 Voglia di New. Quello non lo sapevo, me lo dicono a lei. Io come se non me lo avevano detto. Ah, ma io sono anziano. 80 Voglia di New, che sarebbero loro. Comunque io volevo che mio amico Stefano un attimino si alzasse, che è difficile, tutto un po' di bordello che ha. E volevo che presentasse un po' i suoi compagni. No, ma forse... Vi volete presentare? Presentiamo una alla volta. Prima le signore. Allora, faccio io, ci autogestiamo. Perfetto. Al violoncello, nonché artefice di tutti gli arrangiamenti, quindi qui c'è un applauso di quegli amichissimi, Stefano Cabrera. Alla viola Raffaele Vaudengo, non dico più nulla, Raffaele Vaudengo, applauso per lui, a violino Roberto, Francesco Pesci, applauso. Cosa volete? Io volevo già invitare tutti ad ascoltarci ovviamente, che adesso faremo alcuni brani degli anni 80 rivisti da noi New, però vi volevo invitare il 24 aprile alla CLAC a Genova, dove presenteremo il nostro nuovo progetto 80 Voglia di New, tutti i brani degli anni 80 rivisti da noi, dal nostro quartetto. Io non mi dimentico più di tanto perché la gente deve essere ascoltati, signore e signori, New CLAC, 80 Voglia di New.
sono i New Quartet che presentano 80 vole di New, e cioè, giustamente c'è Flavia Barbacetto, e che non le facciamo due domande? Anzi, ci siamo già parlate tra le camere spente, ma ho sentito due o tre cose che mi hanno colpito al cuore, tipo che su Genova non si batte chiodo. Per ora no, ma speriamo che d'estate ci siano tante opportunità, no? Anche genovesi, perché abbiamo tanti amici che ci chiedono quando venite a Genova e purtroppo per ora non riusciamo. Però faremo Roma a maggio, faremo l'Albania con il mio trio, poi c'è un'estate abbastanza ricca di date, quindi speriamo anche di venire in Liguria, dai. Perché ad esempio io ti seguo, sinceramente, tutte le volte che suoni, credo gratis, credo, col tuo coro, no? Perché hai un coro. Ah beh sì, quello è un progetto sociale, tutte assolutamente. Tutte le volte che ci sei tu, non posso io. Sei un uomo impegnato. Sì. E suoni nei vicoli, so che ti piacciono le piazze dei vicoli. Sì, tutte sì. Però al di là di qualunque tipo di discorso, che per carità tanto di cappello ci vuole, cultura, importantissimo, però giustamente bisogna anche un po' certo. Mangiare. È possibile che con tutti i bei teatri che ci sono su Genova non c'è la possibilità di ascoltare, di vedere un po' i tuoi spettacoli? Niente. Guarda, la cosa divertente è che, come sai, io sono genovese di adozione, no? E in realtà ho sempre vissuto a Firenze fino a 8 anni fa. E anche a Firenze, che sembra una città turistica, eccetera, non, in questi anni non sono mai riuscita ad andare. Questo è il primo anno in cui, nello spettacolo con Neri Marco Re, riusciamo ad approdare a Firenze, a Fiesole, al Teatro Romano. Finalmente sono riuscita, quindi speriamo sia la volta buona anche per la Liguria. A volte non è neanche una questione di investire più o meno, fanno tante belle cose anche in Liguria, bisogna dirlo. Il problema è che semplicemente a volte è una questione di fortuna, cioè di dove poi i management vendono uno spettacolo, e quindi speriamo che l'idea c'è di fare delle belle cose a Genova, speriamo di arrivarci presto. Comunque l'ultima, poi ti lascio giustamente andare anche perché andiamo ad ascoltare i New Quartet. Non c'è la possibilità, magari tramite i nostri governanti, i nostri dirigenti comunali, anche a livello di Palazzo Ducale, che ci sia la possibilità di organizzarti qualche serata da loro? Guarda, io vedo che comunque di cose belle se ne organizzano tante, si sono sempre organizzate. A Palazzo Ducale abbiamo fatto delle cose in passato, difatti abbiamo fatto uno spettacolo su un tema sociale con Ludi, con Alba Parietti che recitava, sì, e canzoni originali. Quindi, recitava? Sì, devo dire, mi ha anche stupito, sì, non me lo sarei mai aspettato. Alba, invece ride persino l'operatore. No, stiamo scherzando. Se l'è cavata la grande, mai avrei detto, però invece se l'è cavata bene. Perché non è che le ultime sue performance, ecco, non è che fossero delle migliori. Invece lì ci aveva messo molto impegno, era un tema sociale, lei comunque è sempre stata amica di Don Gallo, era legata a Don Gallo, e è stata una bella serata, quindi se ne sono fatte di cose. Perfetto. A Genova, speriamo di tornare presto. Allora facciamo un appello ai nostri pseudo governanti o tali, Flavia Barbacetto, New Quartet, cercate di organizzare qualche cosa di un pochettino di bello e di importante, perché se lo meriti. Tra l'altro gli New saranno, come hanno detto, il 24 aprile alla CLAC. Quello è un appuntamento immancabile. Assolutamente, diciamo. 24 aprile New Quartet, ci sarai anche tu. Ci sarò anch'io da spettatrice. Alla CLAC. Mi raccomando, non mancare. Flavia Barbacetto. Settimana dopo le nostre performance di Sanremo, mi fa sempre gli scherzi. Siamo nell'atrio, nella hall di Bagnara Sestri. Fa più figo nella hall di Bagnara Sestri, in attesa di inaugurazione di un bellissimo centro motociclistico Gulf, che sarà per un po' di tempo qui. Abbiamo il nostro grande stylist
miau, cioè gatto. Allora, esatto. Esatto. Tu sei un... Allora, io sono un personal stylist, cioè, praticamente lui... sono colui, colui che in qualche modo suggerisce alle persone come avere un look fantastico e che funzioni. Allora... Tu non hai bisogno di me, ovviamente. No, no, io per carità, io ho bisogno sempre di tutti. No, no, io sono uno che si fa tutto per conto suo. No, a parte ora, abbiamo scherzato giustamente, tu ti chiami Gatto? Gatto è il mio nome, infatti sono fortunatissimo perché nessuno se lo dimentica mai. Cristiano Gatto, sì. Cristiano, quindi ti resta un prezzo. Assolutamente dai. Sì. Adesso noi chiaramente abbiamo scherzato con l'amico Cristiano, però volevo un po' approfondire un po' più seriamente, perché oggi si fa, cioè, l'influencer, esatto, web editor, cioè, bravissimo, si vive su sull'immagine. Sull'immagine e si vive anche su Facebook, social, sì, network. Ma guarda, io dico, si vive soprattutto non tanto sull'immagine, ma su comunicare un qualche cosa. Certo. E soprattutto con i social oggi si comunica attraverso l'immagine. Quello che faccio io, che faccio anche qui per Giglio Bagnare, è proprio quello di aiutare le persone a comunicare correttamente ciò che vogliono. Quindi se vogliono essere più alla moda, se vogliono ad esempio, non so, le ragazze trovare un fidanzato, i ragazzi trovare una fidanzata, oppure persone che magari hanno bisogno di un look per una cerimonia, o ad esempio per, non so, fai un avanzamento di carriera e hai bisogno di un look nuovo che in qualche modo rappresenti anche il tuo ruolo. Quindi io intervengo proprio con suggerimenti a persone, quindi sono un po' la Mary Poppins del look, se vuoi. La Mary Poppins del look. Esatto, quindi aiuto le persone ad avere un'immagine che funzioni. Perfetto, hai colto nel segno. Ti volevo fare una domanda che parte subito non dall'alto, ma dal basso. Bene. Lì abbiamo la telecamera, PS Produzioni Rock Up. Io ti volevo fare una domanda e fare in modo che tu lo possa anche dire alle persone che ci ascoltano. Primo, la possibilità è il più possibile non essere ridicoli. Come si fa a non, allora, essere? Guarda, e oggi è facile essere ridicolo. Io dico sempre, se fai il comico devi essere ridicolo. Sì, ma se quindi fai se fai la persona normale, non no. Dovresti. Guarda, dipende da quello che tu decidi. In realtà, se una persona decide veramente che il suo obiettivo nella vita è essere ridicolo, allora, possiamo trovare un look per quello. Però scusa se interrompo. C'è il ridicolo che crede di essere fico, io intendo, esatto, quello. Ah no, certo, quello, quello lì, ovviamente, quello lì, ma il discorso è quello di tenere sempre ben presente il fatto che in qualsiasi tipo di immagine ci deve essere una punta di rigore. Certo. Perché spesso le persone quello che non si ricordano è di essere rigorose e quindi magari esagerano. L'esagerazione non arriva mai nel look, nel senso, la persona troppo eccentrica è considerata come una persona eccentrica, non è considerata come una persona elegante. Cioè bisogna essere eccentrici, però con una certa... Non eccentrici, di, non, cioè, è detto che si debba, certo, essere eccentrici. Si bisogna considerare bene essere tutto ciò che si ha, altri, però, identificarsi, quindi, certo, distinguersi, certo, però sempre con un certo gusto, una certa moderazione. Assolutamente sì, perfettamente d'accordo con te. Ora io giustamente vorrei che la gente ti scrivesse, ti ascoltasse, tu avrai un blog, avrai un... Allora guarda, pagina. Io sono su Instagram come Cristiano Gatto O, oppure su Facebook Cristiano Gatto. E poi vi aspetto qui tutti i giovedì da Giglio Bagnara. Ah, ecco, questo non lo sapevo. Tu tutti i giovedì sei qui? Allora, il giovedì sono un po' qui a Sestri a Giglio, sì, Bagnara, sì, oppure in via 20 settembre a Lux, sempre per dispensare consigli di look e per aiutare le persone ad avere, ad essere una favola, insomma. Perfetto, allora, chiunque abbia problemi di look, nel senso che magari, non so, deve partecipare a una cerimonia, deve anche sostenere magari un colloquio di lavoro, una cosa, certo, del genere, penso che sia importante. No? Assolutamente. Rivolgersi, sì, a Cristiano un giovedì a Sestri, un giovedì a Lux il 20, esatto, settembre. E poi, diciamo, sui social di Giglio Bagnara trovate tutta la comunicazione che mi riguarda, quindi vi aspetto, venite. E tu poi risolvi tutti i problemi. Sempre. Assolutamente sì. Grazie. Ti ringrazio, Cristiano. Grazie mille. Molto volentieri. Alcuni dei nostri, diciamo, punti di riferimento della gioventù per alcune cose, e eravamo molto colpiti da Sabrina Salerno e Samantha Fox. E studiando musica abbiamo deciso che affrontare un brano con tante quarte eccedenti e quinte giuste era giusto, era importante alla nostra età, e quindi abbiamo affrontato questo brano con grande, grande serietà. Bravissimo. Sempre lì, va sempre lì. Boys. Boys.
Allora, dopo che abbiamo ascoltato i New Quartet, ci siamo pasciati dalla loro bellissima musica col nuovissimo CD 80 Voglia di New a 80, adesso siamo con le due colonne di questa bellissima struttura che risponde al nome di Temporary, dico certo, bene? Certo. Della Gulf, tu sei il signor Lonigro che sei il numero uno della Gulf e lui è il signor Enrico Montolivo che è il numero uno di Bagnara. Perfetto. Come connubio non fa una grinza, però vorrei parlare un pochettino, tra virgolette, un po' più diffusamente del marchio Gulf, cioè conosciuto, Steve McQueen, tante belle cose, però vorrei che dicessi qualcosa di più, tu che sei il numero uno. Bene, noi abbiamo iniziato a distribuire questo prodotto già con Enrico alcuni anni fa, una piccola prova che ha avuto buoni riscontri, abbiamo deciso di approfondirla su Genova, una città molto legata all'ambito delle due ruote. Gulf è da sempre lo sponsor storico unico della 24 ore di Le Mans, che ogni anno si ripete a giugno, ed è da sempre legata alla sponsorizzazione con la Porsche, che si rifà poi al famoso cult movie Le Mans, prodotto, ideato e interpretato da Steve McQueen, dove qualche anno se lo ricorda. Sì, è un film che non ha avuto mai un grosso successo commerciale, ma come sempre è stato poi riconosciuto postumo ed è un cult movie ancora oggi. Le Mans, 24 ore di Le Mans, ha investito più di 2 milioni di dollari a suo tempo per creare questo film, per creare questa pellicola, dove lui ha declinato la sua famosa frase storica: vivere e correre, il resto è solo un'attesa. Nell'attesa di correre e di vivere. Certo. Ascolta, voi a Milano avete uno store molto più grande. Questa è la prima estensione Temporary Store a livello nazionale, oltre i nostri due punti vendita. Abbiamo uno showroom in via Tondrevel al motoquartiere, dove c'è il famoso Brand Deus, che è un negozio e ristorante in esclusiva su Milano, l'altro un piccolo franchising, e questo Temporary che Enrico ha individuato subito una nicchia di mercato vincente trasportandola a Genova. Grazie. Grazie a lui. Allora, Enrico, una bellissima signora alla mia destra, però tu sei quello che ha captato. No, non sei stato tu, è stata la signora. Anzi, è stato un lavoro di squadra. Certamente. Intanto, quando ci stavamo avvicinando a via Town di Ravel, che è la sede di questo negozio, io e lei avevamo mille perplessità, cioè, ma dove siamo finiti? È la più straordinaria strada che ci sia in Italia per gli amanti della motocicletta. Sembrava un quartiere residenziale, un quartiere, e invece è una cosa incredibile, perché questo Deus si chiama? No, il bar degli australiani, come si chiama? Deus. È un bar magnifico, con dentro un negozio di biciclette, un negozio di moto, un negozio di abbigliamento da motociclisti, un bar stupendo, spazio per la musica, un posto magnifico. È una catena in franchising australiana, vicino al suo negozio, quindi onore al merito suo. Perché lui come... Cioè, vi state facendo gli onori uno con l'altro. Certo, queste cose qua si fanno se si fa d'accordo. Sì. Non abbiamo fatto neanche un... Ah, doveva fare il contratto ancora. Non l'abbiamo neanche fatto. Quindi è una bella cosa, sono i contratti, con le strette di mano da certi uomini, cose che non succedono più. E questo Deus, uno dei soci italiani, è un'azienda australiana, uno dei soci australiani è il figlio della Pupi Solari, genovese, grandissima esperta di moda per bambini, che va al negozio in via Roma, poi va aperto a Milano, e il figlio è uno dei soci di queste. Infatti vorrebbe tornare a Genova per la Genova. Beh, diamogli la possibilità. Diamogli una mano, dobbiamo trovare un posto sul mare di 500 metri quadrati. Beh, qui il mare ce l'abbiamo. Da Nervi a Voltri. Adesso stavolta ti chiediamo un impegno, ci aiuti a trovarlo. Guarda che ti stanno cercando, mi sa che ci vogliono effigiare. Ma dimmi un po', ma è stato così difficile fare questo contrattino qua? No, direi di no, anche perché Massimo, noi abbiamo già avuto rapporto. Sì, mi ricordo tanti anni fa l'avevate. Assolutamente, anzi. Ma tra l'altro è un po' una cosa, è anche un po' una cosa nuova, no Enrico? Invece di mettere sempre le stesse cose, avete spuntato sul Genoa, è stata una scelta vincente, ora puntate su questo marchio che penso sia vincente altrettanto. È andato molto bene quello da uomo durante il periodo dei saldi, è andato benissimo. Con quattro marche, e poi questo, speriamo bene. Genova è la città con più moto
del mondo, 300.000 moto a Genova ci sono, su 600.000 abitanti. Speriamo che vengano tutti a comprare. Tanti, ma rimangono le moto. Perché speriamo che vengano a comprare tutti il casco qui. A Milano, in Germania, non se le possono portare dietro. Devo sentire una domanda velocissima. Il prossimo? Quando scadrà qua? No, qui ci sarà la libreria. Ah, la libreria? Allora, cosa possiamo dire? Ringraziamo il signor Lonigro, considerato grazie. Number one, sperando che sia sempre più bello e sempre più importante. Io sono sicuro che il mercato assolutamente lo premierà. Sì, assolutamente. Cosa sì. Ha fatto di straordinario in questa zona bellissima dove ci sono officine che customizzano le moto, il negozio della Ducati, se non sbaglio, uno che ha solo Harley Davidson, e c'è questo suo negozio che è pienissimo di tutte le cose, che è roba, è una meraviglia. Ma tutto quello che riguarda le moto è una meraviglia. Ringraziamo Piero Scioni, Piazza Produzioni, Rock Up. Che dire, una cosa. Dimmi, che cosa? Guarda che Steve McQueen è noto per la Triumph Bonnet. Sì, beh, certo. Ovviamente. Dire Triumph e dire Steve McQueen è la stessa cosa. Io mi sono comprato 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, dopo 30 anni. Tre giorni dopo c'era il raduno nazionale. Te lo ricordi? Ringraziamo. Grazie. Allora, ciao PS Produzioni, siamo al golf di via Sestri. Giglio Bagnaro, mi raccomando, venite a visitarla e venite a comprare. Ciao!